tutti e bentornati nella cucina di Sapore Odori di casa mia. Oggi faremo insieme un panino con frittata, bacon e insalata. Vediamo insieme gli ingredienti. Ci serviranno dei panini tipo michette o bocconcini di grano tenero, due patate, una cipolla piccola, bacon, insalata, 3-4 uova, sale, pepe e olio extravergine di oliva. Andiamo insieme alla preparazione. In una padella andiamo a scaldare dell'olio dove faremo soffriggere le patate che intanto stiamo tagliando a fettine. Dopo qualche minuto le giriamo. E dopodiché andiamo ad aggiungere la cipolla che abbiamo tritato finemente. Lasciamo cuocere quindi per altri 4-5 minuti. Aggiungiamo anche un po' di pepe e un po' di sale. Le patate sono ormai pronte, le lasciamo quindi raffreddare per circa 10-15 minuti e intanto andiamo a rosolare il bacon. Facciamo scaldare bene una padella antiaderente e andiamo a rosolare il bacon. Intanto andiamo anche a sbattere le uova. Aggiungiamo quindi all'uovo anche le patate e mescoliamo per bene. Aggiungiamo sale e pepe intanto anche il bacon è ormai pronto ed è bello croccante, quindi lo mettiamo per un attimo da parte facendolo scolare colare l'olio su della carta assorbente. Quindi nella stessa padella andiamo a fare la frittata. Cuociamo la frittata da entrambi i lati e una volta pronta andiamo ad assemblare il nostro panino. Abbiamo tagliato in due il panino, quindi andiamo ad aggiungere un po' di insalata. Noi abbiamo un iceberg. Andiamo a mettere sopra l'insalata la frittata e subito dopo la frittata le fettine di bacon croccante. A questo punto a piacimento potete aggiungere una salsa, noi stiamo aggiungendo un po' di ketchup. E siamo pronti per andare ad impiattare. Ecco qui pronto il nostro panino con frittata e bacon croccante. Una ricetta davvero semplice, veloce e come sempre super gustosa. Spero vi sia piaciuta. Iscrivetevi al nostro canale, lasciate i vostri commenti, seguiteci sui social network, su Facebook, Twitter e Instagram e condividete il nostro video se vi è piaciuto. Ciao e alla prossima video ricetta da Sapori Odori di casa mia!